sacerdote che anche lui ha un cuore. È un po' particolare, però. A modo suo, Don Abbacchio! Reverendo! Un caro e sincero saluto a tutti gli ascoltatori di questa radio che profuma di paradiso, dai, che sprizza gioia da tutte le app e che regala serenità nonostante la presenza del capitano e di Angelo. No. Oggi voglio soffermarmi con voi su una parabola descritta nel Vangelo di Luca. Gesù, parlando della sua generazione, disse: a chi dunque paragonerò questa generazione? A chi sono simili? Sono simili a dei bambini, i quali seduti nella piazza del mercato gridano gli uni agli altri, come si suol dire: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, vi abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni Battista, che non mangia pane né beve vino, e dite: a un demonio. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e dite: ecco un mangione, a un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Vi lascio un breve commento. Sempre si scrive fariseo, non so voi, ma a me mi hanno rotto. Ma può essere, hanno passato la vita a studiare, aspettare il Messia, e poi arriva Giovanni il Battista e a loro non gli va bene perché è troppo serio e dicono che è indemoniato. Arriva Gesù e non gli va bene perché mangia e beve con i peccatori. Allora la domanda sorge spontanea: a farisee, no, ma se può sapere che Cristo vuoi, no, oh, te ne andasse per uno, ma te da me il catalogo te lo scegli, mandalo certi Dio su eBay. Senti a me, a Cosso, a nonno de Caifa, quando hai finito di fare prezioso, guarda attorno che trovi il Messia e tutte le sue opere. Se invece non c'è un cacchio da fare, continua a far saputello, ma va attenzione a sta cosa che ti dica adesso, oh, tu a ringrazia che quel Dio che non vuoi riconoscere è buono e misericordioso. Appunto. E continua a venirsi a far vedere da te, perché se ero io, ma sai quanti carci al culo da no! Vattene, va! No! E vieni svegliate! E se l'ascolterai?